preferiresti passare come falsa e cattiva per mantenere la discrezione o parlare e difenderti? Ciao ragazze, ciao ragazzi, sto filmando questo video nella mia sala da pranzo. Mi avete detto che il background non vi dispiace e sto aspettando di risistemare il mio studio, perché così com'è appunto non vi convince e non mi convince tantissimo il background del mio studio. Quindi per adesso sono in sala da pranzo. Comunque ragazzi, oggi voglio fare questo video Would You Rather, e mi avete lasciato voi su Instagram le domande a cui devo rispondere. Quindi devo rispondere se preferisco una cosa oppure un'altra, e mi avete fatto tantissime domande, alcune molto private, alcune molto succulenti, diciamo, e molto anche un po' polemiche, quindi mi soffermerò su alcune, promesso. Ma prima vi ricordo di mettere like al video se vi è piaciuto e di iscrivervi al canale e attivate la campanella, mi raccomando. Mi sono salvata le domande qui sul cellulare, mi avete lasciato veramente tantissime. Iniziamo con una domanda subito bim bum, subito bella pesante. Preferiresti tornare con un tuo ex o essere singola vita? Allora, oddio, è difficile questa, cioè, lo sapete, io non penso, ve lo dico sempre così, delle minestre riscaldate, ma è la verità, non penso che qualcosa che non ha funzionato in futuro possa funzionare, o comunque penso che magari possa funzionare ma che non sia necessariamente meglio di qualcosa di nuovo, ok? Quindi non penso che riscaldare una minestra che si è già raffreddata abbia più senso che andare a comprare una nuova. Non sei riuscita a seguirmi con tutte queste metafore. Quindi se dovessi scegliere, direi che preferirei a questo punto restare singola vita. Anche se, insomma, boh, non lo so, preferirei penso restare singola vita che tornare con il mio ex. Poi dipende dall'ex, con alcuni decisamente preferirei restare single a vita, ma anche nelle prossime vite reincarnazioni, e con alcuni potrei avere il dubbio, però no, sinceramente appunto preferirei essere single a vita. Preferiresti un viaggio relax, villaggio esotico, chalet in montagna, o un viaggio avventura esplorazione? Allora, io, cioè, mi conoscete, non sono tanto per l'avventura e l'esplorazione, cioè, mi piace scoprire posti nuovi e amo viaggiare, e voi lo sapete, però non sono esattamente molto adattabile nei viaggi, quelli tipo appunto di avventura, esplorazione, tipo zaino in spalla e vado all'avventura, eccetera. Non sono esattamente così, penso che morirei in un viaggio del genere, e quindi credo decisamente villaggio esotico, chalet in montagna, villaggio turistico tipo, no? Quindi sì, nonostante io comunque voglia andare ad esplorare, eccetera, però viaggio, avventura, esplorazione... Mentirei se vi dicessi che fanno per me. Poi, preferiresti una cena con... Oh, sono tutte toste queste domande. Preferiresti una cena con un hater o una cena con il tuo ex marito? Cioè, siete tremendi. Allora, preferirei una cena con un hater o una... Ma vi devo dire la verità, entrambe le cose mi sconquifferano, perché una cena con un hater, ok, magari non sarebbe proprio la cosa più divertente di questo mondo, però... riuscirei forse a fare a questa persona, a questo hater, un sacco di domande che io mi sto facendo da 11 anni, cioè ma perché segui un canale se non ti piace? Perché non usi il tuo tempo per fare qualcos'altro che magari ti, non lo so, ti appassiona di più o ti appaga di più, no? Cioè perché? Oppure direi ma perché piuttosto che scrivere? Cioè io sono sempre dell'idea che quando non si ha niente di bello da dire, cioè sia meglio non dire nulla, ecco. E quindi queste sono le domande che vorrei fare ad un hater, quindi mi farebbe piacere onestamente fare una cena con un hater, anche se probabilmente non ne uscirei tanto, tanto tranquilla, magari mi metterei a piangere per una settimana. Per quanto riguarda invece con il mio ex marito, anche questo vi devo dire che a distanza di qualche anno non mi dispiacerebbe per sapere come sta. Comunque ci tengo. Le persone a cui ho voluto bene nel passato rimangono sempre, cioè hanno sempre uno spazio speciale, un posticino speciale nel mio cuore, a meno che non mi abbiano fatto del male volontariamente. Allora in quel caso io sono molto categorica, elimino la persona completamente e per me è finita. Però se appunto ci sono stati dei problemi, ma la persona comunque non
mi ha mai fatto del male volontariamente, eccetera. Quindi non ho nessun tipo di rabbia, rancore verso il mio ex marito, non ho nessun tipo di... Mi dispiace ovviamente che sia finita come è finita, continuo a pensare che sia stato meglio così e che sia... Scusate se parlo strano, sempre l'Invisalign. Continuo a pensare che sia stato meglio così, continuo a pensare che la mia sia stata una decisione più che corretta, più che giusta, per il mio bene, per me stessa, però non significa che non mi dispiacerebbe comunque magari uscirci a cena, non proprio, però sapere insomma come sta a farci quattro chiacchiere. Quindi in realtà nessuna delle due cose sarebbe poi così terribile per me, e diciamo tra le due forse preferirei insomma fare quattro chiacchiere con il mio ex marito, sapere come stai. Poi altra domanda, preferiresti, anche questa tosta ragazzi, ma preferiresti passare come falsa e cattiva per mantenere la discrezione o parlare e difenderti? Ho capito questa domanda, ho capito l'argomento, ed è normalissimo che mi facciate queste domande, che vogliate saperne di più. Non condanno assolutamente la curiosità, perché è giusto che ci sia ed è super super comprensibile. Io mi conoscete e penso che mi conosciate ormai anche per quanto riguarda queste faccende qui, e credo anche che il silenzio a volte sia un gesto di rispetto verso gli altri, verso me stessa ma anche verso gli altri, perché verso me stessa, perché comunque continuo a seguire i miei principi e a non cambiare il mio modo di comportarmi indipendentemente dai fattori esterni della vita, e dall'altra parte è anche un segno di rispetto verso gli altri, e io mi sono sempre comportata così e continuerò a comportarmi così. E nonostante io sappia insomma la vostra curiosità e lo vedo dalle domande eccetera, ma appunto questo è il mio pensiero. Quindi sì, indipendentemente da tutto, per rispetto verso gli altri e anche verso i rapporti che ci sono stati, perché non è giusto rinnegare anche le cose belle, penso che sia meglio appunto molto spesso, almeno per come sono fatta io, in certi casi restare in silenzio e magari, come dici tu, passare come falsa e cattiva, spero di no, però mantenere la discrezione. Poi preferiresti volare o essere invisibile? Ma io direi decisamente volare, cioè essere invisibile non ti cambia niente, cambia solo la percezione che gli altri hanno di te, e se non hai niente da nascondere e non ti piacciono i pettegolezzi, essere invisibile ti serve a ben poco praticamente. Io invece vorrei volare, mi piacerebbe tantissimo, tantissimo, a parte che è un sogno ricorrente che ho da quando sono piccola, e amo nuotare proprio perché mi dà un po' la sensazione di volare, no? Quindi sicuramente, sicuramente preferirei volare tra le nuvole, sarebbe bellissimo. Poi, questa è una domanda che vi fate anche in tantissimi, preferiresti vivere per sempre in Olanda e non poter venire più in Italia, oppure vivere in Italia ma non poter uscire dai confini italiani? Allora, è difficile questa domanda, però ti devo dire la verità, vivere per sempre in Olanda e non poter venire più in Italia, però sarebbe, cioè vorrebbe dire che posso, cioè che vivo in Olanda ma che posso andare in tutto il mondo tranne che entro i confini italiani, mentre l'altra opzione sarebbe vivere in Italia e non poterci uscire mai. Allora, io amo l'Italia, sono nata e cresciuta in Italia e penso che sia uno dei paesi più belli al mondo, se non il più bello al mondo, per un sacco di motivi. Però se dovessi scegliere se stare solo in Italia oppure avere la possibilità di viaggiare in tutto il resto del mondo, penso proprio che preferirei vivere in Olanda e poter viaggiare in tutto il mondo piuttosto che vivere in Italia e non uscire più dai confini italiani, che per me sarebbe veramente... Cioè, io se non riesco a muovermi, a viaggiare, a cambiare aria, mi sento come l'acqua alla gola, tipo, quindi non... un po' come mi sono sentita nel lockdown, quindi non fa per me, questo l'abbiamo capito. Poi, preferiresti stare in una stanza piena di ragni per 20 minuti o guardare solo film drammatici per il resto della tua vita? Ma guarda, ti dico molto sinceramente, se la prima opzione è se preferisco stare in una stanza piena di ragni per 20 minuti e poi ce n'è un'altra, l'altra sarà sempre la mia scelta, cioè non potrò mai scegliere di voler stare per 20 minuti in una stanza piena di ragni, cioè la seconda opzione sarà sempre e comunque quella che sceglierò. In questo caso guardare film drammatici, solo film drammatici per il resto della mia vita va benissimo, vi prego non richiudetevi in una stanza piena di ragni, che qui in Olanda non avete idea di quali mostri io stia trovando, ragazzi sono enormi, sono giganteschi, sono orribili e corrono, cioè
lasciamo stare questo argomento ragni che è particolarmente difficile e è problematico per me in questo periodo, quindi voliamo oltre. Preferiresti un gatto nuovo o un fidanzato nuovo? Allora, beh, in questo momento ti devo dire un gatto nuovo, e se proprio devo essere sincera, quindi un gattino, prossimamente. Poi, preferiresti Maldive o Hawaii? Allora, non sono mai stata alle Hawaii, alle Maldive sono stata 4 volte e penso sia il posto più bello in tutto il mondo, cioè penso che sia il paradiso in terra, penso che siano il paradiso in terra le Maldive, e quindi sicuramente le Maldive. Altra domanda riguardo agli ex: preferiresti tornare con un ex, però non specifichi chi, o non poter stare con nessun altro in futuro? Anche qua non è facile. Preferirei probabilmente non poter stare con nessun altro in futuro, sempre per il discorso che vi facevo prima, anche se non specifichi chi. Però in ogni caso, se proprio dovessi scegliere, devo dire, preferirei non stare mai con nessun altro. Poi, preferiresti comprare un nuovo Rolex o il bracciale Love di Cartier? Io Cartier tutta la vita, guarda. Allora, le due spese sono un bel po' differenti, cioè nel senso, un Rolex viene a costare molto più del braccialetto Love di Cartier, a meno che il Love di Cartier non abbia diamanti, eccetera, ma quello classico sicuramente non costa quanto un Rolex. Devo dirti, se dovessi scegliere, penso appunto un nuovo Rolex, anche se sinceramente sto pensando di prendere anche il Love Bracelet di Cartier da abbinare al mio Love Ring di Cartier, però penso che tra i due un nuovo Rolex. Poi, preferiresti che questa fosse la tua ultima vita in forma fisica o vorresti reincarnarti? Questa è una domanda molto profonda. Allora, beh, io ci credo un po' in queste cose, penso un po' che la nostra anima, il nostro spirito sia immortale, e che noi continuiamo a reincarnarci, a tornare sulla terra, cioè, da prendere tutto un po' con le pinze, però mi piace pensare questo, e penso che ogni anima, dopo aver concluso la sua vita terrena, valuta se deve imparare ancora qualcosa e quindi ritornarci oppure no. E sicuramente mi piacerebbe non ritornarci più, se dovessi scegliere tra stare in un regno dove c'è solo pace e solo amore, solo serenità e solo felicità e non succede niente di brutto, oppure stare sulla terra dove succede di tutto, sicuramente se potessi scegliere, sceglierei di stare là e non tornare più su questa terra, se devo essere proprio sincera, sì. Poi, preferiresti fare shopping a New York o a Parigi? Passiamo proprio da un argomento super pesante, super così, a un argomento super frivolo. Allora, direi decisamente Parigi. Ho fatto shopping sia a New York che a Parigi. New York è figo perché ti senti un po' Blair Waldorf e Serena Van der Woodsen, no? Però decisamente Parigi, perché Parigi ha un fascino particolare, è una delle mie città preferite sicuramente per lo shopping. E poi vogliamo andare da Chanel in Rue Cambon a farti dare la busta bianca e a vedere gli appartamenti di Coco Chanel? Naturalmente Parigi. Poi, anche questa sugli ex. Allora, preferiresti tornare con un tuo ex o dover abbandonare per sempre YouTube? Cavolo, è difficile, cioè è veramente difficile. Non voglio tornare con un mio ex, ma non voglio neanche abbandonare YouTube. Non si possono combinare le due cose, cioè tipo che non abbandono YouTube, però non torno esattamente con l'ex, ma siamo amici? Cosa è successo? No, dai, se dovessi scegliere, ragazzi, Onesta, beh, preferirei abbandonare YouTube piuttosto che stare in una relazione che non mi rende felice per tutto il resto della mia vita, se devo essere sincera, anche se mi fate domande veramente, veramente difficili, mamma mia! Poi, preferiresti essere una donna indipendente e potente o trovare l'amore della tua vita? Allora, io tengo molto alla mia carriera, alla mia indipendenza, assolutamente, e voi lo sapete. Chi più di voi lo sa? Però penso anche che l'amore sia in fondo la cosa più importante al mondo, cioè l'amore è quello che fa muovere tutto. Se non ci fosse l'amore, il mondo probabilmente non esisterebbe nemmeno, cioè non nascerebbero più bambini, non esisterebbe nulla, sarebbe un mondo vuoto, irrimediabilmente destinato a finire
molto presto. Quindi se dovessi scegliere, sicuramente sceglierei di trovare l'amore della mia vita. Però deve essere il vero, unico, grande amore della mia vita, altrimenti col cavolo che rinuncio alla mia indipendenza. Preferiresti odiare o essere odiata da qualcuno? Decisamente preferirei essere odiata da qualcuno, perché i sentimenti che ho sono in grado di controllarli, non sono in grado e non posso ovviamente controllare i sentimenti degli altri, però i sentimenti degli altri su di me non hanno nessun effetto. Io sono responsabile per i sentimenti che ho io e sicuramente non voglio provare sentimenti di odio verso nessuno, quindi se dovessi scegliere, decisamente preferirei essere odiata dagli altri piuttosto che provare io questo sentimento orrendo. E niente, mia family, questo è quanto per il video di oggi. Spero davvero che vi sia piaciuto. Io vi mando un bacio grandissimo e come al solito vi abbraccio forte, 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 forte. E noi ci vediamo sempre domani puntuali alle 17:30. Mi raccomando, bacio grande, vi voglio bene. Ciao!